Buongiorno a tutti, mi chiamo Erika Bernardi, sono una storica dell'arte e ho accettato l'invito di Luca Costamagna di partecipare a questi filmati, di fare un filmato per allietare questi pomeriggi di quarantena. La nostra idea era di portarvi a prendere una boccata d'aria al Sacro Monte di Varallo, sotto il quale io abito, a visitare la Cappella della Crocifissione, ma date le recenti restrizioni abbiamo pensato che fosse meglio farlo da casa. E allora, per non rinunciare a questo progetto, abbiamo chiamato un po' di fotografi e che ci hanno gentilmente regalato le loro fotografie e che verranno montate in questo video come una sorta di patchwork che andrà a comporre un'immagine inedita della Cappella della Crocifissione. La Cappella della Crocifissione del Sacro Monte si inserisce in un percorso di 43 cappelle ed è la 38ª cappella, è sul della storia, come potete immaginare. Queste cappelle raccontano la storia di Cristo, della passione di Cristo, ma non solo. Nei secoli sono poi state aggiunte anche altre cappelle che raccontano un'altra storia, ma non è questo il caso di parlarne. Parliamo della Cappella della Crocifissione. La Cappella della Crocifissione arriva in un momento in cui il Sacro Monte è già in qualche modo ad un suo apice, diciamo, caratterizza un momento di grande equilibrio del Sacro Monte, è in pieno rinascimento, diciamo. Ma le origini del Sacro Monte risalivano alla fine del 400, quando padre Bernardino Caimi, che era stato custode del Santo Sepolcro a Gerusalemme, torna dai suoi da questa terra e decide di ricreare alcuni di questi luoghi sul monte di Varallo, che sovrasta appunto la città di Varallo. Inizialmente sono delle cappelle molto rudimentali, viene fatta ritrovare la pietra del Santo Sepolcro di Cristo come se quello fosse il luogo appunto dove Cristo è stato sepolto e la pietra c'è ancora. Vengono sfruttate delle grotte naturali o dei fossi per creare dei luoghi di devozione. Poi questa realtà va sempre via via più arricchendosi e complicandosi anche dal punto di vista iconografico e diventa il complesso che vediamo oggi, che è un complesso monumentale, tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO per fortuna da qualche anno, perché è una realtà che ha dei problemi di conservazione molto grandi, perché è all'aperto, è sempre aperta, ci si può andare anche di notte, è un posto molto bello che quando sarà finita tutta questa storia, se non avete ancora visitato, vi invito a visitare. Comunque, dicevo, le prime cappelle sono molto rudimentali. Poi padre Bernardino Caimi fa realizzare a Gaudenzio, nella chiesa sotto il monte di Santa Maria delle Grazie, una parete, un tramezzo con le storie di Cristo, che sembra un po' la prova generale poi del Sacro Monte, no? Infatti, pochi anni dopo, viene chiamato proprio per realizzare delle cappelle al Sacro Monte. La prima è la Cappella dell'Annunciazione. Questa cappella invece della Crocifissione si pensa sia stata realizzata tra il 1516-17 e il 1521. Dico forse perché, rimanendo poche testimonianze e documenti certi relativi al Sacro Monte, gli studiosi si sono dovuti ingegnare per ricavare queste date, questi estremi come postquem e antequem, grazie a delle date che sono state ritrovate. In particolare, il 23 agosto del 1521 è un graffito che è stato ritrovato di un vandalo, probabilmente, che è stato ritrovato proprio sulle pareti della Cappella della Crocifissione. E quindi ci dà un limite estremo entro il quale la cappella doveva essere stata compiuta. La cosa bella di queste cappelle è che sono realizzate, e anche molto particolare, diciamo che le rende un unicum nella storia dell'arte, è che sono state realizzate con la commistione di affreschi e sculture. Quindi ci sono queste sculture che si integrano agli affreschi, che fanno da quinta, ma che a volte
volte creano proprio l'illusione, no? Non si riesce a capire dove finisce la scultura e dove inizia l'affresco. Infatti ci sono degli affreschi che si fanno sculture, cioè escono in parte dalla parete, come ad esempio lo sgherro che tiene col gozzo grottesco che tiene la lancia imbevuta con la spugna imbevuta di aceto con cui torturava i ladroni e Gesù Cristo. E anche cavalli, nella Cappella dei Maggi c'è un cavallo che salta fuori dalla roccia, dalla parete, bellissimo. E quindi c'è questa integrazione tra scultura e pittura che serve proprio a creare questo che Testori chiamava con una felicissima definizione il Gran Teatro Montano. La crocifissione, dal punto di vista anche architettonico, inizialmente si presentava come sola su questa roccia, viene costruita proprio su una roccia che rappresenta il Golgota ed era solo la cappella della Crocifissione. Solo successivamente vengono addossate le altre due laterali, la cappella 37 e la cappella 39, dove il corpo di Cristo viene issato sulla croce e poi deposto successivamente. Appunto, la cappella stava su questa roccia, il Golgota o Calvario in latino, e sulla cima della cappella c'erano tre crocifissi che erano ben visibili anche da lontano, probabilmente questo veniva fatto per i pellegrini. L'idea di Caimi era appunto ricreare questi luoghi perché i pellegrini potessero vivere dal vero questa esperienza. Probabilmente aveva visto che in Terra Santa l'esperienza dal vero aveva un grande effetto sui pellegrini e quindi voleva riproporre questa realtà anche nelle nostre terre. La tecnica, vi dicevo, appunto è affresco e terracotta. Le terracotte vengono realizzate in loco, sono fatte a pezzi con l'aiuto di supporti e vengono poi messi insieme i pezzi di queste varie sculture e le giunture coperte con degli accorgimenti, con delle bardature per i cavalli e materiali di tanti tipi. C'è un grande uso di materiali diversi in questa cappella. Ci sono pastiglie di gesso ricoperte di metalli che nel tempo sono anneriti, c'è l'uso di cera, c'è l'uso di ad esempio sul soffitto dove ci sono gli angeli disperati che si tormentano, ci sono delle piccole stelle che si intravedono ancora, delle piccole stelle di cera. Sulle pareti anche ci sono le bardature dei cavalli, appunto, parti di armature, delle lance, quindi un grande utilizzo di multimatericità. Una cosa che impressiona sempre tutti e che dava molto fastidio ai visitatori inglesi dell'Ottocento che non apprezzavano il realismo di questa cappella, sono i capelli veri. I capelli veri delle statue che sono stati incollati con della cera e un aspetto che mi ha sempre molto intenerita, diciamo, è che gli abitanti di Varallo avevano donato personalmente i loro capelli. Gli abitanti di Varallo hanno aiutato parecchio alla costruzione del Sacro Monte, sia con denari che con manodopera, e appunto addirittura arrivando a donare i propri capelli per le statue. È l'unico caso questo tra i vari sacrimonti che ci sono in cui vengono utilizzati i capelli veri e alcuni trovano questa cosa un po' disturbante. Io forse perché sono una storica e lo lego a questo aspetto anche di grande generosità dei cittadini di Varallo e di partecipazione. Per questo motivo, tra l'altro, nei documenti si dice che il Sacromonte è dei cittadini di Varallo e non solo della Chiesa, insomma, no? Quindi è un po' di tutti noi e trovo sempre molto, molto bella, molto bello questo particolare. Ma passiamo
passiamo a raccontare proprio la cappella. La cappella si divide in due parti, diciamo. C'è una parte poggiata sulla roccia del Golgota, che in parte è proprio quella originale che c'è sotto, in parte è stata ricostruita. Ci sono le sculture in terracotta con la crocifissione vera e propria, la croce di Cristo e i due ladroni e quelle con i due ladroni. Queste sono le uniche sculture, tra l'altro, che sono in legno, probabilmente per un fatto funzionale, dovevano venire issate su questi crocifissi e quindi dovevano essere più leggeri. Il Cristo pare che sia precedente la realizzazione di questa cappella, più antico, probabilmente appartenente alla cappella che già c'era prima di questa realizzata da Gaudenzio, così grandiosa. Infatti viene detta la Sistina delle Alpi. La cappella precedente doveva essere più rudimentale, probabilmente con delle sculture in legno, come anche nella cappella dell'Annunciazione, ad esempio, sempre di Gaudenzio, le sculture sono in legno, non sono in terracotta, e venivano vestite con dei panni ingessati e poi dipinti. Così anche appunto il Cristo crocifisso potrebbe essere appartenuto a questa cappella delle origini, ma come vi dicevo, non ci sono tanti documenti sul Sacromonte che ci aiutino. Sappiamo da una guida del 1514 che esisteva già questa cappella e quindi era precedente alle date che vi ho detto prima e che sono quelle di questa attuale, ed era diversa. L'architettura della cappella riprende i luoghi di Terra Santa, così come accade anche in altre cappelle, in particolare quelle gaudenziane, ad esempio il complesso di Betlemme, che è molto bello anche quello. Invece qui c'è la colonna centrale sulla quale poggiano quattro angeli, come se stessero scendendo sulla terra, si appoggiano lì su questa colonna. Le arcate, anche le volte, riprendono fedelmente quelle del Santo Sepolcro. C'era anche un'apertura, un arco che è stata poi tamponata e ricoperta con degli affreschi. Appunto, come vi dicevo, c'è la parte di sculture con le crocifissioni sulla roccia e di fronte c'è una parte completamente ad affresco. Questa parte ad affresco, tra l'altro, ha sullo sfondo un effetto trompe-l'œil, cioè è come se sfondasse le pareti e vi facesse vedere esattamente il paesaggio che c'è dietro, quindi è un paesaggio valsesiano. Questa crocifissione è ambientata in Valsesia e c'è anche tutto il popolo valsesiano rappresentato sulle pareti. Infatti una delle cose che ho sempre trovato più interessanti di questa cappella è proprio la compresenza di momenti storici diversi e di popoli diversi, tutti messi lì allo stesso tempo ad assistere a questo avvenimento. Ci sono infatti i soldati romani con tutte le loro armature, i loro meravigliosi elmi fantasiosi con delfini, dragoni, piume, e chi più ne ha più ne metta. Poi ci sono i soldati ebrei, che sono quelli maggiormente caricaturizzati, che si riconoscono anche perché hanno degli scudi che sono più decorati di quelli dei soldati romani. Oltre a questo aspetto caricaturale, sono i più cattivi, in qualche modo vengono rappresentati come gli sgherri più accaniti nei confronti di Cristo, no? E poi c'è il popolo valsesiano, ci sono le donne con i bambini che assistono, così un po' senza troppa drammaticità, diciamo, a questo evento, come se non fossero veramente coinvolti. La parte più drammatica della cappella si concentra nel cielo, sono gli angeli che sono disperati per quello che sta succedendo. Gaudenzio è un grande artista, ha avuto influenze da molti luoghi, ha viaggiato, non è un artista provinciale, raggiunge qua l'apice della sua produzione.
realizzerà ancora cose molto belle, ma in questa cappella c'è ancora un grande equilibrio, anche se negli affreschi di fronte alla crocifissione già si vede un gigantismo che è delle figure che è tipico di alcuni suoi lavori successivi. Qui si vede ad esempio nella figura del vecchio, in particolare sulla sinistra, la scultura in terracotta, riprende dei disegni di studi di fisionomica di Leonardo da Vinci, piuttosto fedelmente. Gaudenzio era un leonardesco, anche se a tratti non si direbbe perché digerisce talmente bene Leonardo da farcelo quasi dimenticare, mentre altri artisti della sua scuola lombarda lo riprendono più fedelmente e è possibile per noi riconoscere quasi, si possono sovrapporre certe immagini leonardesche a quelle di questi artisti. In Gaudenzio è più difficile ritrovare Leonardo. E poi si rifà anche molto a Bramantino, sicuramente Bramantino è stata una fonte. Si vedono anche delle influenze di Perugino, probabilmente visto o alla Certosa di Pavia o durante i viaggi fatti a Roma, magari delle tappe scendendo verso Roma. E appunto, dicevo, l'influenza di Bramantino. C'è anche questo particolare che un mio amico Edoardo Rossetti ci ha tenuto a sottolinearmi in questi giorni quando preparavo questo intervento. Il titolo Crucis della Crocifissione è scritto per esteso. Non c'è scritto Inri come normalmente si trova e questa è un po' una rarità. C'è già un'opera appunto di Bramantino in cui compare scritto in latino, greco ed ebraico. Tra l'altro la scritta in ebraico è spesso sbagliata perché veniva copiata più come un disegno e ogni tanto si facevano degli errori. E si rifà ad una reliquia proprio del Santo Sepolcro che era stata inventata tra la fine del 300 e l'inizio del 400, quindi diciamo che c'era anche un aggiornamento alla realtà di Betlemme, questo aspetto di mimesi, c'era una grande attenzione a questo aspetto mimetico, proprio per far cascare il visitatore in una trappola illusoria che gli facesse pensare di aver vissuto quel momento insieme, circondato da dei cittadini suoi contemporanei, quindi vestiti con abiti contemporanei come simili a quelli che indossavano i pellegrini, e allo stesso tempo i personaggi invece, quelli del racconto evangelico, con abiti, con la foggia dell'epoca e caratteristiche anche fisionomiche che rimandassero a mondi altri. Ci sono l'unica eccezione sugli affreschi del racconto evangelico, perché il racconto evangelico in questa cappella è limitato alle sculture, è un po' una particolarità di questa cappella. A parte due eccezioni. Ci sono nel gruppo degli uomini a cavallo alcuni vestiti con foggia all'orientale e questi risalgono appunto al racconto evangelico e poi c'è Giuda impiccato ad un albero, anch'egli ad affresco e anch'egli in realtà appartenente al racconto evangelico. Se no sulle pareti il racconto è tutto contemporaneo a Gaudenzio e per cui vi dovete immaginare il grande effetto che ad un'epoca del genere, nel 1500, dove non c'erano gli strumenti di comunicazione che abbiamo noi, potesse fare per i cittadini inserirsi in questo mondo che li circondava completamente e che li aiutava dando degli elementi che appartenevano alla loro realtà, ma allo stesso tempo gli rappresentava anche questi elementi che venivano da un mondo e da un'epoca lontana. Ecco, spero di avervi raccontato nel migliore dei modi, ho cercato di ricordare tutto, spero di avervi intrattenuti gradevolmente per qualche minuto e grazie a tutti.
e buona giornata. Tenete duro.